Ciao, in tanti mi avete chiesto la ricetta di questo pane scrocchiarello, chiamiamolo così. Andiamo a vederlo insieme. Eccoci qua, ho preparato le farine. Come vedete, ho messo la farina di tipo 2 del molino di Fratelli d'Emilia di Artena. Ho messo 100 g di integrale della Petra e 100 g di farina della Rieper di Bolzano. Sto mettendo l'acqua, ne ho messa 410 g in tutto, quindi intorno al 70% di idratazione. Ma l'acqua regolatevi, insomma, ce ne può andare anche un pochino di più oppure un po' meno, dipende dalle farine, dal tipo di farina. Allora, sto mettendo in autolisi come al solito, di solito lo faccio sempre, e metto all'incirca poco più di metà dell'acqua, del totale dell'acqua, poi copro e faccio riposare 40 minuti. Dalla mezz'ora a 40 minuti, ma anche un'ora se volete. Ok, poi questa è la mia pasta madre che avevo rinfrescato all'incirca 4 ore fa, ne ho presi 130 grammi. Dopodiché vado ad accendere la planetaria aggiungendo il resto dell'acqua, piano piano, gradualmente. Alla fine poi aggiungo il sale, mezzo cucchiaio, e faccio incordare. Come vedete i passaggi sono pressappoco gli stessi degli altri tipi di pane, però ecco, ho voluto ripetere perché ho visto che vi è piaciuto molto questo pane quando ho messo le foto sulla mia pagina Erika Official, dove metto foto delle cose che faccio e faccio girare i miei video. Bene, dicevo, una volta pronto l'impasto faccio delle pieghe direttamente in ciotola, un paio di giri di pieghe. Ok, prima di metterlo, ho unto il recipiente con l'olio e poi copro tra una piega e l'altra, copro. E qui, come vediamo, c'è una manina in più che mi sta aiutando, mia nipote Sofia che vuole sempre pasticciare quando mi vede. Bene, ora faccio un altro giro di pieghe in questo modo, poi copro il contenitore con un coperchio, la pellicola, come volete, e lascio lievitare, nel mio caso ho fatto lievitare all'incirca 4-5 ore. Calcolate che la temperatura è ancora un po' bassina, perché poi se lo facciamo, questo lavoro lo facciamo quando fa caldo, i tempi cambiano. Poi riprendo l'impasto e lo verso sul piano di lavoro. A questo punto siamo arrivati in serata, perché io ho iniziato in mattinata tardi, poi le pieghe, la lievitazione e ora siamo in serata. Qui farò 3 giri di pieghe. Allargo l'impasto delicatamente, non spingo molto. Lo faccio molto delicatamente, vedete, è molto, molto morbido. Faccio le classiche pieghe a tre. Poi copro con la bacinella e faccio riposare la solita mezz'oretta. Oh, io dico mezz'ora, ma insomma non è che dobbiamo timbrare un cartellino, mezz'ora, 40 minuti. Ecco qua, ok. Ora vi faccio vedere soltanto un pochino del secondo giro, dell'ultimo giro di pieghe. Ne ho fatti tre giri di pieghe, altrimenti vi annoio. Nel frattempo vi ringrazio, perché vedo che gli iscritti aumentano, grazie anche alla collaborazione che ho con il gruppo, Nuvola, un amore di pasta madre. Ogni tanto, come avete visto, facciamo video collettivi,
Quindi io faccio pubblicità al gruppo, a Rosa Di Fonso, che è l'amministratrice, e lei mi pubblicizza la pagina dove potete direttamente andare sul mio canale YouTube. Quindi vi ringrazio tutti e vi mando un abbraccio. Bene, qui abbiamo finito. Passato il tempo dall'ultimo giro di pieghe, vado a formare. Ok, ho preparato già il cestino. Questa volta ho messo la carta forno, ma io di solito metto un telo. Adesso metto la carta forno perché questo dopo la formatura lo appoggerò in frigo fino a domani mattina. Quindi ora vado a fare il solito filone che faccio sempre in base a questo cestino. Adesso dovrebbe arrivarmi un cestino un pochino più lungo per il filone. Questo mi dà una via di mezzo, mi dà un filone un po' allargato, che però non è male perché io a casa non amiamo la mollica, quindi le pagnotte troppo gonfie. Quindi qui mi viene perfetto. Vado a formare, dopo aver allargato piano piano, avete visto ci sono anche delle bolle, però ora lo metterò ancora a lievitare, ma nel frigo. Io sto facendo così perché sto ripetendo i passaggi dell'ultimo pane che ho fatto, anche se poi, come vedrete alla fine, il pane non è che viene identico all'altro, all'ultimo che ho fatto, eh. Verosimile, non viene quasi mai, è difficile farlo venire identico, eh? Proprio come noi umani, no? Non siamo tutti uguali, a parte qualche sosia. Bene, scusate le mie chiacchiere, adesso lo metto nel cestino, però giro, no, lo giro, ecco, così, con la chiusura in sopra, perché io lo ribalto, quindi dipende voi come lo mettete, se sollevate la carta forno per infornare lo mettete girato, altrimenti con la chiusura, così come ho fatto io, metto tanta semola, lo copro bene con la semola, copro tutto e poi per andare in frigo dovrò mettere una busta di plastica, quello che avete, un qualsiasi, io metto una busta, mi trovo questa, la chiudo e metto subito in frigo. Subito in frigo fino alla mattina. Eccomi qua, mi sono svegliata presto, sono le 6, l'ho tirato fuori un pochino, nel frattempo ho acceso anche il forno così mi si scalda per benino, basta tenerlo una mezz'oretta così a temperatura ambiente, eh. Il tempo per far infuocare bene il forno è lievitato benissimo, vedete? Anche troppo, direi. Allora, io procedo così, ho messo sopra una teglia capovolta la carta forno, quindi ribalto, questa teglia mi servirà poi per far scivolare sull'altra teglia con in forno calda, come se fosse una pietra refrattaria. Io non uso pietra refrattaria, mi sembra che c'è un dispendio di energia enorme. Procedo sempre in questo modo, stacco, vedete perché non amo la carta forno perché si appiccica al contrario del telo, metto sopra altra semola e poi vado a fare, farò dei tagli veloci perché ho paura che mi si affloscia troppo. Ok, prendo una lametta e faccio il classico taglio, non a metà, un pochettino più giù, allargo poi. Per farlo aprire bene bisogna andare un pochino più a fondo, altrimenti non si apre bene. Adesso vediamo quello che riesco a fare perché il forno è già caldo. E vabbè, facciamoci anche due disegnini, vediamo un attimo che possiamo fare. Io non amo fare i disegnini sul pane, sinceramente, però ogni tanto così facciamo delle stelline. Ok. Anche perché sono, sì,
A livello di estetica va bene, però il pane l'importante è che viene bene dentro, che è bello dentro, non fuori. Però ci sono delle amiche che fanno dei capolavori. Adesso provo a fare queste stelline che le ho viste, non so da chi, vediamo se vengono. Bene, nel forno ho messo un tegamino per il vapore piccolino, vedete, ho tirato fuori la teglia calda, faccio scivolare, come vedete non è né un filone né una pagnotta, una via di mezzo, attenzione a non scottarvi, ed eccolo qua, ci sono voluti all'incirca 50 minuti di cottura. Naturalmente non è che sono Spider-Man, è già cotto perché io sto doppiando, io quando monto i video faccio dopo la doppiatura della voce perché altrimenti sarebbe troppo complicato. Una volta che si è raffreddato andiamo a tagliare e vediamo la sorpresa. Come avete visto non si è aperto moltissimo sopra, doveva affondare un pochino di più. Gli alveoli ci sono. Ascoltiamo adesso il suono del pane. Bene, io direi che è venuto non uguale all'altro, ma quasi uguale. Scrocchiarello con gli alveoli giusti. Molto buono perché semi-integrale più l'integrale che abbiamo messo. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!